Ditemi la verità, voi quante ore avete dormito stanotte? Eh sì, perché l'impresa di ieri è stata davvero fantastica da parte del Monza. Poi spesso le imprese arrivano quando meno te l'aspetti. Francamente, quando ho visto la lista dei convocati e quando ho visto la formazione iniziale schierata ieri da Palladino, ho detto, aia, non si mette bene. Invece il calcio è questa roba qua. Il calcio è questa roba qua che a volte ti concede delle grossissime sorprese. È successo spesso, no? Nell'era Palladino. Ricordiamoci la vigilia di Monza Juve, insomma, nessuno di noi avrebbe mai pensato di battere la Juventus tenendo tra l'altro anche la porta in battuta e poi tre vittorie di fila senza subire reti. Beh, ieri sera abbiamo visto qualcosa veramente di straordinario da parte della truppa di Raffaele Palladino. Palladino ha scelto di portare a Udine la squadra delle riserve, detto con il massimo del rispetto, preservando la squadra migliore che probabilmente scenderà in campo là a Milano sabato sera contro il Milan. Ha fatto una scelta rischiosa, azzardata, ma Palladino è un tecnico al quale piace l'azzardo e alla fine è arrivata una vittoria a Udine meritata. Il Monza ha fatto la partita per gran parte dell'incontro, ha fatto bene giocando con giocatori che non vedevano il campo da tempo. Mi viene in mente Gabriel Paletta, che purtroppo la maglia lì non porta tanto bene, è uscito dopo 30 minuti. Ha mandato in campo giocatori che erano magari anche fuori condizione. Mi viene in mente Petagna, l'ho detto lo stesso Palladino, adesso al di là del gol fantastico che ha fatto Andrea, e siamo davvero tutti molto contenti per lui perché potrebbe essere davvero la svolta di questa sua stagione. La sua condizione deve ancora migliorare. Non è un gol che va a cambiare il giudizio sulla sua forma fisica. Ci auguriamo davvero che possa entrare in forma perché, come abbiamo detto in tempi non sospetti, il Monza ha bisogno del miglior Petagna. Beh, sono contento per tanti elementi della squadra di Palladino, per tutti, per Alessio Cragno che si è seduto in panchina dall'inizio del campionato senza fare benché minima polemica. Sono contento per Anto perché ieri sera ha fatto una partita, forse la sua miglior partita da quando è arrivato a Monza, e secondo me si candida anche per una maglia da titolare sabato a San Siro se non dovesse recuperare Izzo, anche se, insomma, detto tra noi, spero che Izzo possa recuperare per Milano. Ha fatto una buonissima partita Carboni, è entrato bene anche Marrone, mi sono piaciuti anche gli esterni di centrocampo. D'Alessandro, fin quando ne ha avuta, fatto secondo me una buonissima partita. Un po' meno bene Birindelli, che in fase difensivo soffre. Ho visto un po' in calo Ranocchia, che secondo me ieri sera ha fatto anche un po' di fatica nel trovare la miglior posizione. Lo stesso Makin, schierato come falso 9, una posizione un po' ibrida, però ha fatto anche lui un po' fatica. Però per il resto sono state soltanto le note liete. Valotti ha fatto il gol che ha aperto la partita, anche se un gol, un tiro che è stato deviato, e quindi il giudizio nel complesso è davvero, davvero molto positivo. Il Monza ha fatto davvero una grandissima impresa ieri alla Dacia Arena e si è regalato un'altra tappa in questa Coppa Italia contro la Juventus. La Coppa Italia sta diventando la nostra Champions League. Abbiamo battuto il Frosinone 3-2, abbiamo battuto ieri sera l'Udinese, e spero davvero che si possa fare anche una grande partita contro la Juventus, chissà, a gennaio, magari con altri interpreti, perché si arriverà dopo la sosta, le forze saranno diverse, e io credo che il Monza farà di tutto per passare il turno, per provare ad andare avanti, perché ricordiamoci che la Coppa Italia ti potrebbe riservare anche un posto, chissà, in Europa. A noi piace sognare. Figuratevi, ci è sempre piaciuto sognare, figuratevi dopo una partita del genere, dopo una vittoria del genere. È vero, come ha detto Corradi in una storia, che ero molto
scettico prima di questa partita, però a volte lo scetticismo è giusto anche cancellarlo dopo una prestazione del genere. Ci avviciniamo a quella che l'ho definita così la partita del cuore per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, che torneranno a Milano, quella Milano che li ha visti protagonisti per oltre un trentennio, dove hanno vinto tutto quello che si poteva vincere. E sarà comunque una partita diversa per loro, lo ha detto lo stesso Galliani, che cercherà di trattenersi in tribuna perché non può esultare chiaramente dopo il gol del Monza per rispetto dei suoi vecchi tifosi, non potrà ovviamente esultare per un eventuale gol del Milan per rispetto dei suoi nuovi tifosi, che poi sono anche un po' vecchi, e quindi sarà una partita sicuramente diversa. Io ho sempre detto che per me la partita importante era quella di ieri, perché ci tenevo tanto al passaggio di questo turno di Coppa Italia. Sabato si giocherà contro i campioni d'Italia, contro secondo me una delle formazioni più forti del campionato italiano, che ha dimostrato anche in questo primo scorcio di stagione di essere tra le più forti. Non so se la più forte, ma sicuramente la squadra che gioca meglio. E non a caso Stefano Pioli è stato inserito, credo, tra i primi allenatori al mondo in una recente classifica. Quindi questo sta a dimostrare che ci troveremo di fronte ad una squadra davvero stellare, una squadra importante, una squadra che dopo l'addio di Berlusconi e Galliani, dopo qualche stagione un po' negativa, ha saputo costruire qualcosa di importante, ripartendo dai giovani, attorno a un campione che soprattutto nella fase iniziale della sua seconda avventura rossonero, Zlatan Ibrahimovic, è riuscito con il suo carisma a portare il Milan verso le vittorie. Poi è stato azzeccato il mercato dello scorso anno, sono cresciuti tanti giovani, però non voglio soffermarmi sul Milan, voglio soffermarmi sul Monza, perché il Milan può essere un esempio per questo Monza. Non sempre vinci scudetti e coppe con i nomi, ma puoi anche vincere attraverso la costruzione. Ieri, l'anno scorso, il Milan secondo me ha vinto lo scudetto pur non essendo la migliore. Secondo me l'Inter come rosa lo scorso anno era più forte, però alla fine ha vinto il Milan, che è stato più squadra. Ecco, il Monza attualmente è più squadra rispetto a qualche settimana fa. Secondo me Raffaele Palladino ha fatto un bel lavoro a livello psicologico, ha il gruppo dalla sua parte, cosa che magari prima non era proprio così. Non so se per responsabilità di Giovanni Stroppa o per altre responsabilità, però devo dire che questo Monza è diverso. È un Monza che ieri, anche nel bel mezzo delle difficoltà, ha saputo fare quadrato attorno a sé, è passato in vantaggio, ha subito il gol, è stato rimontato, è andato a pareggiare, è andato a vincere con la forza di un gruppo che ha voglia, che ha tanta voglia. Ha segnato Molina, che era stato dimenticato, addirittura messo fuori dalla lista degli over, ha segnato lui, ha segnato Petagna, che come ha ricordato poi nel post partita è sempre un po' bersagliato dalle critiche di stampa e di tifosi, a volte magari anche in maniera un po', non lo so, a volte secondo me si esagera un pochettino nelle critiche, si va oltre. Per carità, a me quando mi dicono che sono un po' sovrappeso non me la prendo, perché lo so, però ecco, magari nei confronti di un professionista certe cose sarebbe meglio evitarle, però viviamo in una società, no, così, e pazienza, cosa dobbiamo fare? Credo che Andrea abbia le spalle grandi per andare avanti e superare anche queste sciocchezze che vengono dette e scritte, quindi va bene. L'appuntamento di Milano l'ho ricordato, mi soffermerei ancora una volta su quanto ha detto lunedì sera Fausto Marchetti, leader della Curva Pieri. A proposito, ieri grande applauso ai tifosi della Curva, ai tifosi che ieri sono andati alla Dacia Arena di Udine. Non era facile in un mercoledì, quando si giocava alle 21, rientrare nella notte
Un applauso a loro, perché poi è bellissimo, no? Vedere il Monza che segna, che va a esultare sotto i propri tifosi. Fausto ha detto delle cose importanti, delle cose forti, che condivido. Molti tifosi, insomma, ci hanno scritto anche di vari dell'universo, come lo chiamo io, no? Dei Monza Club, hanno approvato le parole di Fausto Marchetti e io spero che qualcosa si smuova nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Attenzione, non è stata una critica così fine a se stessa nei confronti del Monza. Ha chiesto magari un po' più di sostegno, un po' più di vicinanza da parte della società, da parte dei giocatori, perché comunque, oh, ragazzi, è bello essere in Serie A, essere sulle prime pagine dei giornali nazionali, essere su DAZN, vedere interviste a Mediaset piuttosto che sulle TV importanti, però non bisogna mai ricordarsi da dove sei partiti, la gente che ha sempre creduto nel Monza, che ha sempre tifato il Monza. E sei il leader della curva, che è sempre stata, insomma, quello zoccolo duro di tifoseria che ha sempre seguito il Monza in casa, in trasferta, ad Avellino, a Pordenone, a Olbia, eccetera, eccetera, dice che in questo momento la squadra è distante. Evidentemente un problema c'è, un piccolo malessere c'è ed è un discorso che secondo me va affrontato, anche perché poi credo che nei prossimi giorni vedremo, leggeremo anche dei commenti anche da parte di altre entità del tifo che commenteranno queste parole. Quindi ecco, è una cosa che secondo me non va assolutamente sottovalutata. Io credo che da Silvio Berlusconi, da Adriano Galliani, a tutti quelli che gravitano attorno ai piani alti di Monzello ci sia tanta intelligenza e soprattutto credo che ci sia molto ascolto, no? Dei desideri della pancia dei tifosi e quindi credo che sia opportuno, magari anche se attorno a un tavolo, magari anche bersi un caffè tutti insieme a Monzello, invitare magari un giorno dopo la partita di Milano, invitare i tifosi a Monzello, a vedere la squadra, un allenamento, parlare con Palladino. Ecco, vedo che c'è ancora magari un po' di distanza in questo senso. Ecco, sarebbe bello secondo me ridurla questa distanza e cercare di venire incontro ai desideri da parte dei tifosi. Ecco, questo è il mio personalissimo pensiero, perché ecco, una squadra che vuole ottenere grossi obiettivi, secondo me, ha bisogno di avere sempre al suo fianco i suoi tifosi. Questo è il mio pensiero. E anche, aggiungo io, visto che ci siamo, e anche la stampa, per carità, perché è anche in questo calderone giusto mettere dentro tutti quanti, noi compresi, che seguiamo il Monza da vicino, insomma, da tanti, tanti anni. A proposito di vicinanza, domani un bel pre Milan Monza con Federico Ferrario e Binaro Sport, ormai gli ho ceduto lo scettro, è talmente bravo Federico che ormai conduce lui. Facciamo ancora il pre, quindi faremo la vigilia, ci sarà lui in diretta dalle 20. Avremo Carlo Pellegatti, giornalista rossonero, collegato con noi. Ci sarà anche Stefano Rosio, penna del giornale e grande appassionato di colore bianco-rosso. Insomma, questi sono gli appuntamenti di domani pre Milan Monza, poi ci sarà Monza Caldo invece in post partita, quindi attorno alle 20 sabato sera. Io non sarò purtroppo a San Siro perché vedrò la partita e commenterò la partita con una maglietta speciale a Telenova. Saremo in diretta dalle 18 qualche minuto prima per commentare tutto il Milan Monza, quindi il pre-partita, la cronaca, il post-partita, insomma andremo avanti per un bel po'. Mi raccomando, non mancate perché io come sempre vi aspetto e aspetto le vostre iscrizioni.